E rieccoci ragazzi, 22esimo episodio, se i calcoli sono giusti, di Assassin's Creed 3 Remastered. Dobbiamo seguire Eitam. Aia, siamo caduti. Passa sotto, Connor, vai. Vicini eppure così lontani. Cercare una via attorno alle fiamme. Abbiamo sbagliato la perdita di salute del non subire danni da fuoco, ma... Tornate qui, traditori! A punirvi per questo tradimento sarà un piacere. Giorno, che va bene. Vi compensava degnamente. Ma che vi serve il vostro futuro, ormai? Quindi continuiamo ad arrampicarci. Non possiamo sapere cosa c'è dall'altra parte. Adesso sì. Church ha un giorno di vantaggio. Meglio muoverci se vogliamo prenderla. Ho una nave già pronta. Vieni al molo quando vuoi partire. Ok ragazzi, schiuma e fiamme, termina la missione. Non abbiamo fatto la piena sincronia, ma oramai è normale non fare le sincronie, quindi. Ed eccoci qua, vestito da masnadiero, sempre. Speriamo di cambiare abiti al più presto. E partiremo con la nave, allora, con nostro padre a bordo. Ecco qua, inizia missione, ragazzi. Si va? Proprio il lord inglese che non fa niente lui, eh. Facciamo remare all'indiano, al mezzo sangue, ed eccoci in un nuovo caricamento, ragazzi. Quindi sta caricando un po' in questi giorni, però. Allora, 1778 Mar dei Caraibi. Vi ho detto che era una pessima rotta. Church avrà giorni di vantaggio ormai. Abbiate un po' di fiducia in lui. Non vi deluderà. A essere sincero, non ho grandi aspettative. È più vicino di quanto credi, padre. Allora, teniamo le vele basse così, per il semplice fatto che il vento non ci è favorevole. Aia. Può succedere, signori. Una bottarella... qua e là. Forse al timone dovrebbe stare qualcuno di maggiore esperienza. Eitam è proprio la simpatia fatta persona, eh. Come vedete abbiamo sugli abiti da capitano, che sono quelli che si sbloccano quando finiamo tutte le missioni navali, eh. Hello, welcome!
trovato l'ancora. Portaci più vicino, figliolo. Piano piano ci stiamo manovrando la nave. Sembra che la nave sia abbandonata. George è sempre stato un tipo sfuggente. Inseguiamoli! Ok, aprite le vele. Ci passiamo. Presto, figliolo, non avremo una seconda possibilità. E lo so, Eitan. Siamo di qua. Sembra quasi che tu voglia farlo scappare. Non è il discorso di voler farlo scappare, il discorso che abbiamo i venti contro. Forse al timone dovrebbe stare qualcuno di maggiore esperienza. Diventare capitano, viste le tue scarse doti marinare. Questa nave non può andare più veloce. Non possiamo andare più veloci, Eitan, perché abbiamo continuamente i venti contro. Sembra quasi che tu voglia farlo scappare. Ok, sfruttiamo questo contraccolpo. Guardate com'è, che torsione è sottoposta la nave. Ma riusciamo a vederlo là davanti a noi, ma vediamo anche gli scogli, quindi nuovamente. Scogli, amico. E l'aquila è troppo grossa per farlo. Dobbiamo girare. Dannazione! Così ci sfuggirà! Che altra scelta abbiamo? Rischiamo di incagliarci. Passiamo di qua. La corrente qui è forte. C'è ancora speranza. Fuori le vele. Allora, ragazzi, è subito un taglio il gameplay perché, come vedete, abbiamo fallito tanto per cambiare l'obiettivo. È un crogiolo di fallimenti questo gameplay, è incredibile. Tutto il videogioco è un crogiolo di fallimenti. Prima che fugga! Getta il bastardo in pasto ai pesci! No, la sua nave mi serve. Il carico va salvato. Non far scappare George. Sto facendo del mio meglio. Concentrati sul nostro vero bersaglio. Lo stiamo perdendo!
non lo stiamo perdendo. Come si usano le palle incatenate? Adesso salta fuori che devo usare palle incatenate. Ecco qua. Ricarica, ricarica, fuoco! Dai, 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 carica! Ragazzi, è difficile. Ancora sparano. Che sia distrutta la nave nemica. Ora possiamo abbordare? No, dobbiamo usare, dobbiamo abbattere le altre navi sperando di non colpire. Gira, 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 gira. Ok ragazzi, una fatica abnorme. Uomini, pronti alla porta. Che stai facendo? Adesso basta. Ora dirigiamoci al prossimo bersaglio. Ancora uno, là. Dov'è la merce che hai rubato? All'inferno. Te lo
chiedo ancora. Dov'è la merce? Su quell'isola laggiù. È lì da caricare. Ma non hai il diritto. Non è roba tua. No, non è mia. Sono i rifornimenti destinati a uomini e donne che credono in qualcosa di più grande di loro. Che lottano e muoiono per liberarsi da una tirannia come la vostra. Sono gli stessi uomini e donne che lottano con armi forgiate da armaioli inglesi, che medicano le loro ferite con bende cucite da mani inglesi. Così è troppo comodo. Noi lavoriamo e loro si colgono i frutti. Cerchi soltanto di scusare i tuoi crimini, come se tu fossi la vittima innocente e loro i ladri. È una questione di prospettiva. Non esiste nessun modo di vivere che sia giusto e non danneggi nessuno. Pensi che la corona non abbia le sue ragioni, che non debba sentirsi tradita? E come tu dovresti saperlo bene, visto che combatti i Templari, che reputano giusto il loro stesso operato. Pensaci la prossima volta che affermerai di agire solo per un bene superiore. Il tuo nemico non sarà d'accordo. E anche lui avrà dei buoni motivi. Zamanio skinaa, etti ahneete kaantuti tookaske. Sua morte fu un bene per entrambi. Avanti. Immagino tu voglia aiutarmi a recuperare il carico dall'isola. Ecco qui, ragazzi. Finisce la sequenza 9. Vere spiegate il nostro trofeo. E possiamo proseguire con la nostra trama. Dunque, abbiamo fatto squadra con nostro padre Eitan. Ed ora vediamo come avanzare. Ho trovato mio padre, ma ancora non so se questo sia un bene o un male. I nostri scopi coincidono, almeno per quanto riguarda l'indipendenza. Ma lui continua a difendere Charles Lee, l'uomo che ha ucciso mia madre e bruciato il mio villaggio. Eppure, non ha torto su Washington né chi lo appoggia. Sento molto parlare di libertà e uguaglianza, ma sembra che solo i ricchi possidenti bianchi ne beneficino. E quelli come me, osservano. Qual è il nostro ruolo in questo nuovo mondo? Che mio padre abbia ragione. Ho tante cose da pensare, ma poco tempo per farlo. Bentornato. Com'era la martiria? Achille, io ti domando scusa. Ho sbagliato a dire quelle cose. Sei stato molto duro con me, ma in parte avevi ragione. Ho deluso l'ordine. Ho lasciato che i Templari trionfassero. Ma hanno allentato la presa, il che mi fa credere che la pace sia possibile. Immagina cosa potremmo ottenere se fossimo tutti uniti. Perché hai cambiato idea? Che cosa è successo? Hai incontrato tuo padre? Così? Non dico di fidarmi di lui, nemmeno mi piace. Ma sarei sciocco a ignorare questa occasione. Eitan potrebbe ascoltarti, ma capirebbe. E se così fosse, accetterebbe? Anche lui deve ammettere che si ottiene di più insieme che da soli. Suppongo che andrai da lui. Sì, andrò a New York a cercare di convincerlo.
ragazzi, finalmente di ritorno alla tenuta dopo parecchi episodi. Quindi andiamo a vedere. Allora, abbiamo tantissime missioni tenuta. Quindi, bando alle ciance, ragazzi, fuoco alle polveri, andiamo a fare missioni tenuta. Il prossimo sento odore di episodio speciale per andare a cercare ancora le mappe del Capitano Kidd. Quindi non perdiamoci d'animo, che qua ci sarà molto, ma molto, ma molto da fare, prima di poter proseguire nella nostra avventura di Assassin's Creed 3. Quindi, fuoco alle polveri, come abbiamo detto, e facciamo missioni tenuta a tutto andare. Connor, hai un momento? Prudence. Cosa c'è, Prudence? Mi sento stupida a chiederti una cosa così, ma Warren ha portato il raccolto al mercato di Boston. Potresti radunare tu gli animali. Io ci ho provato, ma nelle mie condizioni mi viene il fiatone. Ma certo, ci penso io. Ok, allora dobbiamo radunare i maiali. Ragazzi, non fate battute sul porco, Di qua! Dobbiamo spingerlo nel recinto. Perché potrebbe essere molto più difficile di quello che penso. Non di lì. Ragazzi, i maiali vanno dove vogliono, ho notato. Non è che c'è un modo di indirizzarli. È molto molto difficile. Dobbiamo... Beh, hanno uno scatto pazzesco. Ora uno è entrato. Cosa mi tocca fare? E te li sei portati alla tenuta, Prudence e Warren. Forza, nel recinto! Riusciremo prima della fine dell'episodio a portare il porco nel recinto? Guardate, veramente difficile, ragazzi. Dove va? Dove va? È scriptato malissimo. Nel senso che comunque non dovrebbe andare così lontano. Non di lì. Non di qua. È difficilissimo perché il maiale stesso è gestito male. Sono veloce. Questo maiale è gestito malissimo come script. Che cosa mi tocca fare? Forse è riuscito ad entrare. Ragazzi, missione veramente allucinante, portare i maiali nel recinto. Forza, nel recinto! Di là. Forse è riuscito ad entrare. Veramente difficile. Grazie, Connor. Io non ci sarei mai riuscita. È stato un piacere. Stai bene? Sì, e non potrei essere più felice. Io e Warren abbiamo atteso a lungo questo momento. E non ci crederai, ma non potevamo trovarci in un luogo più adatto. Allora, vediamo. Abbiamo ottenuto anche il mulino adesso nella tenuta.
sincronizzazione totale, non che fosse difficile farla se non impazzire un po' e rinchiudere i maiali nel recinto. E vediamo, signori, allora abbiamo altre missioni tenuta qui, di cui una qua, di Norris. Allora, dovremmo avere ancora un po' di minuti insieme a disposizione, quindi potremmo sfruttarli per fare questa nuova missione della tenuta. E poi andare a cercare l'altro gingillo per gamba di legno, ragazzi. L'altra parte della mappa, scusate. Quindi andiamo a fare quest'ultima missione di Norris e poi ci salutiamo, anche perché il tempo di registrazione tra un po' passerà il limite solito che di solito sfrutto. Quindi eccoci qua. Salve Norris, provaci ancora Norris. È andata male, i fiori non le sono piaciuti, li ha buttati lì. Ma Prudence era sicura? Lo sapevo che Miriam non era un tipo da fiori. Allora vedrò di risolvere il mistero, Norris. Va bene, ti prego, non farti vedere da lei. Penserà che sono matta. Allora, non farti scoprire mentre cerchi il regalo perfetto. Notate che l'allevatore di maiali è rimasto buggato in alto come missione e continua a darcela attiva. Vabbè, i bug di Assassin's Creed 3 sono pazzeschi comunque. Allora, corriamo. Quanto dista Miriam? Parecchio, oserei dire. Vediamo sulla mappa. Guardate dov'è. 200 passa metri. Ho perso qualche secondo, ma dovevo rendermi conto di dove, di che morte andavamo a morire. E poi dovremmo tornare da Norris. È tutto di corsa. Forza, forza, Connor, dai, veloce. Eccola là, Miriam. Come facciamo? Dobbiamo avvicinarci ancora un po', ma è rischioso avvicinarsi. Ma perché giri per il mio campo? Ragazzi, è veramente, veramente difficile. Io non so come fare. Ma perché ci vieni? Posso aiutarti? Allora, gli script sono fatti malissimo, tanto per cambiare. Abbiamo un indizio. Un coltello potrebbe essere il regalo per Miriam. C'era un coltello nuovo. Quella lama ha perso il filo.
Ok, torniamo da Norris di corsa. C'è un'intera montagna che ci separa tra noi e Norris, maledizione. E ci sono anche i upi. Allora, scusate, mappa. Non abbiamo viaggi rapidi, così non torneremo mai in tempo da Norris. Abbiamo sbagliato totalmente, completamente strada. Guardate quanto è difficile. Tutto perché il puntatore ci aveva mandato totalmente da una parte sbagliata. Per capire quanto è fatto male Assassin's Creed 3. Quanto tempo ci sta mandando a perdere il gioco. Però volevo almeno terminare la missione. Forza Connor, forza. Abbiamo solamente 300 metri da coprire. E passa. Il fatto che sono anche distanze gigantesche da coprire. Allora. Forza, forza, guardate quanta strada c'è ancora. Metà strada è stata fatta, dai, ancora un pochino e ci siamo arrivati. È una noia totale come missioni proprio per questa cosa, che bisogna correre per la tenuta a per di fiato più e più volte. Oh, finalmente. Non ne potevo davvero più. Norris, ho guardato nel suo campo e credo le serva un coltello da caccia. Quello che usa ormai è da buttare. Ah sì? Mi sembra il regalo giusto per lei. Ci penserò. Grazie. Ecco qui, abbiamo reso Norris il minatore di livello 3. Quindi ragazzi, a questo punto abbiamo nuovi potenziamenti disponibili. Se vi è piaciuto questo episodio, un po' noioso nella parte finale, ma continueremo a fare le missioni della tenuta, andremo anche a cercare il prossimo tesoro del Capitano Kidd. Io vi chiedo di lasciarmi like, vi chiedo di iscrivervi al canale, a questo e anche ad Elysium, gestito da me, Graziano e Christian, per quando rilasceremo nuovi video su videogiochi o anche su Talk, che adesso sto facendo anche le storie di Sion, come ben sapete, e quindi c'è anche un po' di Talk e di parlato nel canale, di vlog. Quindi alla prossima, ciao ciao a tutti ragazzi e grazie di aver visto il video.